Amiche, amici, transeghe, amici della sera, buongiorno. Vedo persone sinistre sul monte. Andiamo un po' a vedere chi c'è. Allora ragazzi, sul pennello ci sono dei tipi abbastanza loschi, ma anche qui non stiamo scherzando. Ci abbiamo grande Mario, ciao ragazzi, che sta pescando a fondo con americano e con, c'hai anche una bolognese col galleggiante lì. Però al momento c'è un po' di vento che rompe le pelotas e quindi va bene. Poi ci abbiamo il mitico Ronnie con la cuffiettina bianca lì alla meraviglia. Beh, lì, Con cosa peschi? Io? Niente. Oggi sei a chiacchiering come me. Il pane santo. Oggi siamo a chiacchiering. Ah, ecco, mi dicevi del pane. Lo sforno domani mattina. Oh, andiamo a prendere le orate. Andiamo subito a prendere orate, cepa di sale, che branzini. No, io pesco solo orate. Allora, sì, è vero, te sì. Ok, andiamo a vedere gli altri. È appena arrivato il mitico prof. E andiamo a salutare anche gli altri. Ci vediamo dopo. Quando ciao, catturi, ragazzi, mi raccomando, grida che noi ti chiamo. Piombiamo qua come falchi. Ciao, ragazzi. Ragazzi, è uscito il mostro. Guardate qua che iena! Ce ne manca un pezzo! Allora, questo qua in realtà è veramente piccolo. Però, cosa è successo? Secondo te cosa può essere successo? Niente, ha nato... Non ha nuotato abbastanza veloce. Sì, infatti. Anziché combattere, doveva venire verso il pescatore. Non ha cresciuto abbastanza. Esatto, e probabilmente ci sarebbe anche salvato. Questo qui è un bel serra, oltretutto, che ci ha dato qua la dentata. Amica piccolo, ha lasciato dentiere. Ci ha lasciato la dentiera, esattamente. Da due pochi, no? Belin, belin. Ci abbiamo. Eccolo qua. Mitico Marco. Buongiorno. Che Marco era là sul pennello fino a pochi secondi fa. E dillo cosa è successo. Mi ha strappato, un bel pescione, un branzino, sicuro. Un branzino bello. La fuga, l'ho tenuto tutto tranquillo, a un certo punto devo essere slamato. Recupero tre dita sotto la civetta. È andata a colpire qualche ostacolo. Ci abbiamo anche una canna a fondo, due canne, ah no, la terza l'ha levata, due canne a fondo. Però c'è un ventaccio maledetto. Ora andiamo. Allora, qui invece ci abbiamo, lui è il figlio di Sven, nome? Lorenzo, non mi ricordo mai come si chiama. Lui ha perso due pesci, sì, giusto? Uno l'ho visto e ma... Sta comandando Lorenzo, sta comandando. Sta comandando, ragazzi, guardate chi c'è! No, mi sei contro luce, come tutti i milanesi mi sei contro luce, mettiti qua. Allora, fermo lì. No, è l'unica preda di oggi. Ah, ma è tua? L'ho innescata. E me l'hanno restituita. Ah, ma era innescata? Sì, lo vedi. Gli ami che avevo messo dentro, guarda le punte degli ami. No, scusami, non lo solo che dire. Mi hanno ripreso, mi ha detto che si sa che il pesce era mangiato dal culo. E io no, non lo volevo. Non lo... Che cazzo? Perché poi lo prendevo veramente. Esatto. Mi ha visto che è partita la canna. E invece, comunque, adesso adesso arrivata, è arrivata. Abbiamo visto i Venezia. Gli avvocati, niente. Ma adesso. Ah, però io ho i resti del gambo dell'orata che gli ha dato del granchio, Il granchio dell'orata del gambo. Perché hai perso anche un'orata. No, non l'ho persa. Vabbè, devi dire che l'hai persa. Non l'ho persa. L'ho tirata su, c'erano tre gambe. Ok, va bene. Guardare quale gambe dell'orata. Ci fidiamo. E adesso, eccolo lì. Una lì. La gamba è lì. Tre. E le altre due probabilmente sono andate via. E guardate chi c'è. Guarda un po' con che pesca. Guardate chi c'è, lui è il sindaco della foce, guarda lui. Sindaco. Era... Ma porca miseria. Ma non c'entra. Ma come non c'entra? Sentilo. Un circo look ci ha messo incredibile. Però Levaci quel piccolino lì. Ma dai, ma non fa niente, puoi tirare che non mi punge. Tira. Ma, ho capito, non fa niente. No, beh, ora non troppo perché grazie, vedi. Comunque da... è da marzo. È da marzo che è lì. Ma il porto d'armi si vede, ma è in acqua da marzo. È da marzo che è lì, a catenarla. Ci vuole il porto d'armi, il grande prof, eccolo qua, che ragazzi. Cosa c'è?
Sì, no, 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 una bestia. È una mosca. Infatti è un gig da 80 grammi. Gig da 80 grammi. Ha comprato per lo fanno. Ah, perché ti si era rotto il pezzo qua, ci ha attaccato il piombo. No, no. Ma si è mai detto che ci si è rotto un pezzo? Fino una volta buttato via. L'ha buttato via perché si è aperto, ha lanciato talmente ma forte. Io, Corrado, ma questi qua li vuoi stordire i pesci tirandoglieli in testa? No, devi lanciare. Prof, c'è gente che si lamenta su YouTube che non ti vede mai con un pesce in canna. È da marzo che non prendo niente. Ah, però quindi, stamattina un bel petto di mezzo chilo preso. Okay. Però è lì. Non abbiamo documentato. Non c'era nessuno. Ok, grande, grande poi prof. Poi ho perso l'agone finto da 30 euro. Lanciando, non prendo la frizione, l'archetto, se n'è andato via. Se andavi a donna ti costava meno. E ci abbiamo laggiù in fondo, contro luce come tutti i miei... Ah, sta parlando al telefono, il mitico Dario, eccolo lì. Aspetta, ora parla, poi arriviamo. E siamo questa volta sul pennello alto. C'è già un mini raduno. No, 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 guai, guai, guai. Signori, è entrato in azione. Guarda che lì sono le canne, Corrado, ho le canne giuste. 40 centimetri di artificiale. Un cobra reale attaccato alla lenza, guardate. Dai prof che mi chiedono le catture in diretta. Prof, il serra c'è che c'è da. Il serra ci sono. Voilà, si nasconde, adesso non ce n'è per nessuno. Io se fossi quelli delle barchette laggiù in fondo navigherei preoccupati. E sbam, si è messo nel posto buono. C'è del pesce sarago da innescare. Sì. Perché questa era lì lo voglio bene. Te l'ho detto, te l'ho detto, sotto. No, è il mare, l'onda e il vento. Vai a casa. Oh, bene. Non guardi, non stai a vedere. Occhio, occhio, l'onico che ti porta in acqua. Non stai a guardare. Guarda, si è spaventato anche il gabbiano. Cazzo, un cobra reale che vola. Sì, ho visto. 50, ma perché c'è un gabbiano qui. Poi la prossima cosa metterà pure quella per legare la pomodoro. No, è più piccola quella dell'ancora. La mia cima dell'ancora è più piccola del suo trecciato. Sbam ha catturato, catturato, ce la fai tenerlo? Ce la fai tenerlo? Voilà, ragazzi, guardate. Ok, e adesso questo qua. E poi giù per serra. Grande. Ah, ma a teleferica? Ah, con la teleferica il. Il serranide. Ragazzi, ragazzi, c'è professional con la canna piegata per tutti quelli che dicono che lui non prende mai niente. Grande prof. Guarda, guarda. Guarda, guarda, spettacolo, Abbiamo visto delle cacciate qua dentro. Che non inquadriamo dov'è. Ragazzi, meraviglio, bell'impezzatura giusta. Prof, grande, guardate la canna come si piega e sotto c'è il pesce, ragazzi, attenzione. Bello veramente, ha mangiato veramente di violenza. Addio, addio, ora me lo dato. Ragazzi, eccoci qua, che Dario era geloso di prof e c'è un pescione, un pescino. Guardate lo sforzo del pescatore, guardatelo. Rifallo. Oh.
grande, cosa sappiamo? Perché magari, magari ha un... No, non va bene, per... ce la fai? Vuoi un guadino? Voglio un guadino! Guadino, guadino! Guadino, guadino! Guadino! Ecco, ecco. Dov'è? Guadino! È più grosso là, a momenti. Niente guadino. Ah, che bella sarà qui. La teleferica ha fatto. Per quello lì. Ma sì, non serve, serve il palloncino. Ho capito, il palloncino gli hanno fatto in autostrada e gli hanno tirato la patente. Saragà. È andato stamattina questo qua. No, no, sta andando lì sulla spiaggia. Sta risalendo il bisogno, Dario, vai tranquillo. Ragazzi, c'è Dario con la canna piegata perché c'ha un bel pesce. Fammi sentire che qua lo vedo spesso. Ora, ora, ora si è fermato. Ma che si è fermato? È il fondo. Se, guadinone. Beh, serviva un grande guadino. Ci sarebbe la musica triste mentre ti allontani. Perché lui ha deciso di andare a prendere il pesce che ha perso prima. Nel senso, andrà là sul pennello basso. Giustamente, giustamente. E Marco, ci vediamo la prossima volta. Okay? Il 19 ci abbiamo raduno, magari se ce la facciamo vederci anche prima, così. Okay. Organizziamo. Ciao Marco. Ci vediamo, ciao Claudio. Sbam anche lui si sposta perché, perché sta diventando cattivo e violento. Ha sbagliato figlio. Beh, ci vediamo alla prossima. La gente che è preoccupata, pensa che sono morto. No, non lo so se secondo me pensa che abbiamo litigato, che abbiamo, secondo me. Certo, io glielo dico, ragazzi, noi litighiamo tutti i giorni, almeno 7 volte. È per quello che ci vediamo. Vediamo con chi posso litigare oggi. Esatto. Oh, sì. Alla prossima, ciao, oggi giornata di si può dire merda? Sì. Ma anche qualcosa. Ma sì, no, ma la merda di una vacca del Trentino. Cioè, doc originale. ICP. Cioè Marco, sì, Marco è già arrivato. Marco ha già, il pesce in canna, Marco. Ma mi serve il pesce per il serro qua. Guardate che ci è venuto a trovare. Sbam. È ritornato. Sbam. Oggi non c'è possibilità. E Marco che l'ha giù. Poco non ci vedevamo, eh. Perché niente, c'è il posto occupato. Ale, addio la Costa Fortuna. Boom, eccolo là, è atterrato sulla costa. No! Ah, ecco. Mai dire che è uno scherzo. Con la nuova che hanno fatto, è impressionante. Prof, vogliamo vedere un pesce, dai, che deve andare via. Non ce n'è. Terra, sono là. Sono tutti laggiù, sotto la costa. Su quella nave là. Prof, a raduno ci sei? Il 19 sono in ferie. Grande, prof. Però con una canetta a fondo, va? No. Direi che ci vediamo alla prossima. Da che ora? E ora vediamo, ora poi pubblicheremo tutto. Perché se tutta la notte io tanto. No, che tutta la notte, io il giorno dopo lavoro. Il giorno dopo io lavoro. 19 sabato. Io lavoro anche domenica. E ti prendi festa. Sì. Già sono in festa sabato. Il lavoratore adesso tra poco. Fino adesso, ecco, quando uscirà questo video mi sarò già licenziato e sarò padrone del mio tempo. E del mio destino. E del mio destino. Che allora, è successo? Non buttare giù il nuovo alto per favore. Mamma mia, che rischio che abbiamo corso tutti. Fantastico. Marco, ci rivediamo la prossima volta. Ci vediamo anche prima del raduno. Ok. Sbam.
ci vediamo allora. Siamo venuti qua a Genova per mangiare la pizza. Per rinnovare, sì, ora vanno a mangiare. Sì, la pizza da un mio cliente, tra l'altro. Mangiate, bevete la birra, Ma sì, cosa fa mai? Chi è? Ma non è Marco? No, Marco è qui. Ah no, perché c'è. Perché c'è uno che sta guadinando i cefali da. Da riva. Ok, fantastico. Io lo voglio quello. Ci vediamo la prossima volta, anche te ci sarà. Sì, penso di sì. Dai. Può essere. Dai, può essere. No, no, attenzione, non sapete la, il motivo per cui non mi vedete, perché io spiego solo se c'è mio figlio. Giusto. Se viene lui, ci sono qui. Oh, risparmia di gattini che ti stanno per domani per il bar. Dario, direi che ci vediamo la prossima volta. Sì, oggi è stata una giornata piena di pesci. Pesciotti piccolini, dai. Ok, va bene. Ci vediamo. Alla prossima. Saluti. Alla prossima.